A neanche una settimana dall'uscita del gioco sono stati scoperti un sacco di misteri su Red Dead Redemption 2, molti dei quali riguardano luoghi specifici, come sarebbe stato ovvio aspettarsi. Uno di questi luoghi, ad esempio, è la baracca abbandonata in cui possiamo trovare questi scheletri. Intorno a questa baracca gira un mistero molto più grande, intorno al quale ho fatto anche un video che vi lascio qui in alto a destra, nel caso voleste approfondire la faccenda. Ma ci sono alcuni luoghi che nascondono dei segreti ben più inquietanti e ben più macabri. Andiamo quindi a vedere quelli che secondo me sono i 5 luoghi più inquietanti che possiamo trovare su Red Dead Redemption 2. Emerald Ranch è un luogo sperduto in mezzo al nulla, molto importante per la storia, ma all'interno del quale in realtà non abbiamo poi molte possibilità. La cosa che mi ha insospettito fin dall'inizio, però, è il modo in cui ne parla la gente della zona. Sia durante un evento casuale che durante una missione principale, possiamo venire a conoscenza di alcune informazioni inquietanti. Something strange about the place. Seamus also mentioned the rancher's daughter a couple of times. Oh, he used to see her around all the time, but now she never leaves the house. Come avete potuto sentire, non girano belle voci sull'Emerald Ranch, soprattutto riguardo la figlia del proprietario, che a quanto pare da un giorno per l'altro ha smesso completamente di uscire di casa. In giro per il ranch ci sono molte altre cose inquietanti, come questo vestito che inizialmente potrebbe sembrare la sagoma di un fantasma, oppure questa foto all'interno del saloon abbandonato diventata subito famosa. In generale il ranch per la maggior parte è abbandonato, per questo motivo nessuno riesce a capire come sia possibile che i proprietari riescano a mantenersi. Ma la cosa più inquietante che possiamo vedere all'interno del ranch accade di notte. Ed eccola qui, niente di meno che la figlia del proprietario. Ma si tratta veramente di lei o si tratta semplicemente del suo fantasma? Possiamo vedere la ragazza in vari modi diversi, sia con la luce accesa che con la luce spenta. La luce della camera infatti si accende e si spegne durante la notte. Davanti all'ingresso della villa troviamo quasi sempre questa guardia che cerca di farci allontanare dall'edificio. Credo che una delle prime cose che avrebbe provato chiunque vedendo la ragazza sia spararle. Sparandole, però, non viene colpita e scappa semplicemente via. Questa è una cosa molto interessante che potrebbe far pensare che, malgrado lei scappi, sia ugualmente un fantasma. Cosa più inquietante, alcuni sostengono che per far apparire la ragazza sia necessario dare fuoco alla foto che abbiamo visto prima, ma in realtà questo non è vero. Chissà cosa si nasconde veramente dietro al mistero di Emerald Ranch. Poco a nord di Annesburg, nel bel mezzo del bosco, ciò che possiamo trovare sono quelle che sembrerebbero essere delle trincee, che compongono la forma di una stella. In realtà, questo luogo però non è nient'altro che una tomba vichinga. Qui sotto, infatti, è pieno di scheletri e teschi di quelli che sembrerebbero essere stati degli antichi guerrieri vichinghi. Vicino a questo scheletro in particolare, che a giudicare dalla posizione sembrerebbe essere di un guerriero di grado più alto degli altri, possiamo trovare il primo di 3 collezionabili, ossia questa accetta. Esplorando la tomba, oltre a molti altri scheletri, possiamo trovare gli altri 2 oggetti collezionabili, ossia un elmo vichingo indossabile e un antico pettine vichingo, che può essere venduto o donato all'accampamento. Questo è uno dei tantissimi luoghi inquietanti di minore importanza ma non di minor fascino che possiamo trovare su Red Dead Redemption 2. Poco ad est dell'Emerald Ranch, nascosta tra gli alberi nel bel mezzo del nulla, possiamo trovare una baracca che a prima vista non sembrerebbe avere nulla di strano. In giardino possiamo addirittura trovare un recinto con delle galline che non sembrano passarsela male. Tutte le porte della casa, però, sono sigillate e possiamo vedere quello che sembrerebbe essere del fumo provenire dall'interno. Dopo aver sfondato una delle 2 porte per entrare, ciò che possiamo vedere è una scena raccapricciante. All'interno, infatti, troviamo tutti i membri della famiglia morti.
La conduttura del gas che sbocca sull'esterno è rotta e per come la vedo io mi sembra poco probabile che si sia rotta accidentalmente o che comunque nessuno l'abbia notato. Questa famiglia, evidentemente povera, proprio per questa povertà deve aver scelto di farla finita, uccidendo anche il bimbo, che quando è accaduto il tutto stava ancora giocando. La cosa più triste, infatti, di tutta questa scena è proprio il bambino vicino al giocattolo. Ed è così che una splendida casa sperduta in mezzo al nulla, che per molti potrebbe rappresentare il paradiso, diventa il palco di uno spettacolo così agghiacciante. Agghiacciante soprattutto per il fatto che il tutto è accaduto in quella che sembrerebbe essere una comune giornata, durante una comune colazione in famiglia. Infatti tutto è ancora apparecchiato e possiamo anche trovare sul tavolo del formaggio ancora commestibile. A New Hanover, a quanto pare, si aggira anche uno spietato serial killer che si diverte a mutilare le proprie vittime ritenendo che questa cosa sia una sorta di forma d'arte. Ci sono tre luoghi, infatti, in cui possiamo trovare vari resti umani mutilati. I primi si trovano sotto un ponte ferroviario e se basta questo per rendere il luogo inquietante, non è tutto ciò che possiamo trovare. Nei dintorni, infatti, c'è anche una testa mozzata con in bocca quello che sembrerebbe essere un pezzo di carta arrotolato. Su di esso vi è uno strano disegno, con una scritta sul retro. Il disegno, preso singolarmente, non sembrerebbe avere molto senso, ma assumerà significato raccogliendo le altre due parti mancanti. Un'altra parte la possiamo trovare in un altro luogo, insieme ad altri resti umani e un'altra testa mozzata. Il terzo luogo, che secondo me è il migliore di tutti, è molto suggestivo, soprattutto perché il protagonista della scena è quest'albero. Qui ci sono gli ennesimi resti umani accompagnati dall'ennesima testa mozzata e dall'ennesimo pezzo del disegno che, a questo punto, unito agli altri, diventa una raffigurazione del luogo che l'assassino ha deciso di utilizzare come dimora, accompagnato da quelli che sembrerebbero essere i numeri da utilizzare per una sorta di combinazione. Sul retro, invece, la scritta che si sarà composta è «Riuscirai a trovarmi?». Arrivati sul luogo, ciò che troviamo è una casa completamente distrutta, in cui l'unica cosa che si è salvata è l'entrata della cantina, nella quale potremo entrare inserendo la combinazione. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Ciò che dovremo fare a questo punto è consegnare il pazzo allo sceriffo per ricevere poi una discreta ricompensa. Vicino a Van Horn possiamo trovare una villetta che sembrerebbe essere abbandonata. Se da fuori l'ambiente che ci attende è già abbastanza inquietante di suo, ciò che questa casa nasconde all'interno lo è ancora di più. Tutte le porte e le finestre sono bloccate, quindi l'unico modo di entrare è arrampicarsi qui sopra e attraversare la finestra, per ritrovarsi davanti ad una creatura spaventosa. Quello che è stato denominato dal gioco come mutante, secondo me è una delle cose più interessanti che possiamo trovare in giro per la mappa di Red Dead Redemption 2, soprattutto perché da quando è stato fatto questo ritrovamento non c'è voluto molto tempo prima che la gente iniziasse a spargere la voce riguardo un presunto mutante in libertà. Secondo le dicerie, infatti, lo scienziato che ha costruito questa creatura, perché a questo punto proprio di costruire si tratta, avrebbe abbandonato la sua villa e sarebbe fuggito solo dopo essere riuscito a completare con successo uno dei suoi esperimenti, creando così una creatura orribile e famelica. Uno dei misteri che si sta diffondendo sempre di più in questo primo periodo di vita del gioco, infatti, riguarda proprio il verso di una presunta creatura sconosciuta che si può sentire in alcune missioni. Un verso non riconducibile a nessun altro animale presente nel gioco, secondo le voci. Chissà se prima o poi si troverà qualcosa di più rispetto a questa agghiacciante creazione.